Andrea, che ci sei? Buonasera a tutti dal Palaterme di Montecatini. Dopo quasi un mese la Fabiani torna a giocare nel suo palazzetto e lo fa ospitando il Dulca Sant'Arcangelo in questa giornata, che è la quinta giornata di ritorno, che si gioca di mercoledì, perché il Palaterme sabato e domenica è occupato da un'altra manifestazione. Quindi Monsumano, invece che giocare sul campo neutro di Ponte Buggianese, così come è successo in due occasioni precedenti contro Trecate e contro Oleggio, ha deciso di anticipare al mercoledì, ovviamente con l'assenso della società emiliana, una partita importante che vede Monsumano arrivare con tre sconfitte consecutive sul groppone, a 100 in casa con Oleggio e domenica scorsa a Cecina, e con la necessità di tornare a vincere per non rischiare di essere risucchiati dal gruppo a quota 16, che si divide fra quelli che saranno fermi e una che dovrà partecipare ai play-out. La bella notizia per Monsumano è che recupera in extremis anche German Scarone, oltre a Vannini, che si era fatto male domenica a Cecina, ha un occhio, invece è regolarmente a disposizione, così come Scarone, che rientra dopo tre partite di stop per un problema al polpaccio, un recupero importante, una risorsa in più per la panchina di Andrea Nicolai, che parte in quintetto con Tempestini, Tommei, Gerelli, Maggiotto e Sgobba. Assenze importanti anche sul fronte di Sant'Arcangelo, perché non saranno della partita Francesco Bedetti e Pesaresi, e Cardellini, due giocatori molto molto importanti, così come è importante Matteo Botteghi, ma la cui assenza era già nota per un infortunio. Ex di turno Matteo Botteghi, che ha giocato lo scorso anno a Monsumano ed ha contribuito soprattutto nella seconda parte di stagione alla salvezza proprio sotto la guida di Andrea Nicolai. Assenze importanti quelle per Coach Tassinari, quelle di Francesco Bedetti, quindi di Bedetti ci sarà solamente uno, ovvero Luca Bedetti, altro giocatore molto importante, e il playmaker Cardellini, che è un po' il motore della squadra. Quindi vediamo quali adeguamenti avrà scelto Tassinari in panchina. In campo per Sant'Arcangelo ci sono il pivot Saponi, poi Bedetti, ora Sgobba prova a prendere il primo tiro della partita, lo sbaglia, rimbalzo di Gerelli, scarica per Tommei, che subisce il primo fallo dell'incontro. Fallo è del numero 6 Pesaresi, che completa il quintetto con l'11 Bedetti, il 16 Alberto Saponi, che è il pivot titolare, il numero 12 Gioele Moretti, e poi vedremo chi completa il quintetto a disposizione di Tassinari. Intanto Tommei realizza il primo libero. Realizza anche il secondo, sono due per Andrea Tommei. Il quintetto è completato da Fusco, Francesco Fusco, numero 7, Pesaresi, Moretti scusate, in possesso di palla, servito Saponi. Scarica ancora per Moretti, spalla canestro su Tommei, fuori per Fusco da tre punti, sbaglia, rimbalzo è di Tempestini, che già dall'altra parte, servito Maggiotto, prova il tiro transizione, poi si sposta, dà una gran palla a Sgobba, rinuncia al tiro Maggiotto, serve un compagno meglio piazzato. Prime due per Giorgione Sgobba, gli arbitri sono i signori Gonelle e Puccini, liguri, coppia di Genova. Arriva a raddoppio per Moretti, che sbaglia, si prende il rimbalzo, risbaglia, rimbalzo stavolta di Sgobba. Tempestini si prende il centro dell'area, scarica per Sgobba, che sbaglia da sotto, rimbalzo in attacco, il secondo di questo quarto per Giarelli, poi tripla di Tommaso Tempestini. Montecatini, Monsumano scusate, inizia subito con un 7-0 dopo un minuto e mezzo. Moretti vuole Pesaresi,
Pesaresi per Luca Vedetti, servito Saponi, canestro e fallo. Fallo di Giarelli su Saponi, che aveva preso posizione sotto canestro, quindi il canestro è convalidato per Saponi. Realizza il libero Saponi. Ora c'è un fallo, credo lontano dalla palla, numero 12 su Tempestini. Fallo di Moretti, primo per Moretti, ai limiti dell'antisportivo. Pressione tutto a campo anche per Sant'Arcangelo, sponsorizzata Dulca, ma comunemente conosciuta come gli Angels, il soprannome della società emiliana. Maggiotto vuole la palla dentro Sgob, la palla non arriva, arriva ora da Tempestini, si muove contro Fusco, sbaglia da sotto, sgobba rimbalzo per Sant'Arcangelo. Benedetti, servito Pesaresi da Moretti, Pesaresi da tre punti, sbaglia, rimbalzo è di sgobba. Sant'Arcangelo è una squadra che utilizza molto il tiro da tre punti, anche Mozzumano, e stavolta il canestro è di Andrea Tommei. 2 su 2 da tre punti per Mozzumano, che sta accusando qualche difficoltà nel tiro dalla lunga in questo ultimo periodo. Tommei, primo fallo dell'incontro su Pesaresi, lanciato in penetrazione. Non c'è sicuramente il pubblico delle grandi occasioni stasera al Palatermi, ovviamente la coincidenza con il turno festivitale del campionato di Serie A di calcio non gioca a favore. Infrazione di passa adesso per Fusco, rimessa per Mozzumano, giocati 2 minuti e 40 secondi. Tempestini per Maggiotto, che spende il tiro dalla lunga, lo sbaglia, rimbalzo di Giarelli, il terzo consecutivo di questo primo quarto per Gabriele Giarelli. Primo errore di Maggiotto dalla lunga. Rimessa per Maggiotto, Tommei, finta da tre, poi l'effetto da due, conclusione molto plastica, altro rimbalzo in attacco di Giarelli, è il quarto di questo quarto per Giarellone e Tempestini, uno contro uno, poi cerca di dare la palla a Sgob, la palla non arriva. Recupero difensivo per Sant'Arcangelo, Fusco, Pesaresi da tre punti, sbaglia, rimbalzo catturato da Saponi con la collaborazione di Moretti. Saponi sbaglia il semigancio, rimbalzo ora per Mozzumano. Maggiotto stava per andare fuori campo, però recupera il palleggio, si mette nei guai, scarica per Tommei che riprova da tre punti, è storto, si vedeva lontanamente, ma Giarelli è sempre lui, ancora lui, quinto rimbalzo offensivo per Giarelli, poi un tiro, un canestro che gli allenatori non vorrebbero mai prendere. E infatti Andrea Nicolai ci piazza subito il time out per questo canestro di Moretti, lanciato in contropiede. 12 a 5 vantaggio Fabiani, ma il time out è di Andrea Nicolai.
Tornano in campo le due squadre dopo il time out chiamato da Andrea Nicolai. Tempestini supera la metà campo, nessun cambio tra le due squadre. Sant'Arcangelo che ha trovato una panchina giovanissima con 2,98. Monzumano c'ha un 2000 ed è del frate, scopa invece del 92 e va a realizzare il suo quarto punto nel bel canestro in appoggio da sotto. 14-5, massimo vantaggio per la Fabiani. Intanto c'è un fallo su Saponi. Credo ancora Giarelli, è il secondo. Pronto a entrare Vannini, che Giarelli è salito a due falli, quindi Andrea Nicolai non vuole correre alcun rischio. Vannini che domenica scorsa a Cecina ha subito un colpo ad un occhio dopo pochissimi minuti in cui era entrato in campo e non è più potuto tornare a disposizione. Ora bel recupero di Tempestini sul tentativo di dare la palla da Fusco a Saponi. Bonus esaurito per la Dulca. Riceve Tempestini da Tommei. Ora Maggiotto sgobba. Sgobba prova il tiro da sotto, il pallone però viene toccato da un giocatore di Sant'Arcangelo. Sono 11 i secondi a disposizione. Maggiotto, cattiva ricezione, recupera il pallone sgobba. Tommei ha spazio per il tiro, lo prova, è corto. Secondo tiro corto di Tommei, poi il rimbalzo ne viene controllato da un giocatore emiliano, rimessa per Monzumano. E il primo cambio della partita arriva dopo 5 minuti, lo fa Sant'Arcangelo. Esce Luca Bedetti, entra il numero 10 Gualtieri. Ricordo assenze pesanti per Sant'Arcangelo, che priva di Francesco Bedetti, di Botteghi e di Cardellini, mentre Monzumano ha Giarel, a Maggiotto che va a realizzare. I primi suoi due punti, 16-5, nuovo massimo vantaggio per Monzumano. Pesaresi per il numero 5 Bianchi, che è entrato in campo dopo il time out. Primo canestro da tre punti segnato dalla squadra emiliana, che si rifugia nella zona ovviamente viste le difficoltà. Prova a sfidare Monzumano nel tiro da tre punti, riceve Vannini da Maggiotto, sbaglia però il tiro Vannini, non arriva a rimbalzo sgobba, pallone controllato ora dagli ospiti. Palla persa da Saponi, no, l'ultimo a toccare è stato un giocatore di Monzumano. 4-10 alla fine del primo quarto. Moretti poi perde la palla, la recupera Tempestini che va a tutta velocità sotto il canestro avversario. Canestro il contropiede per il capitano bianco-blu, quinto punto per lui. 18-8 per la Fabiani, che ha iniziato questo primo quarto di gran carriera con una grande voglia di scrollarsi di dosso la crisi che dura da tre partite. Ora fallo di Tempestini su Pesaresi lanciato a canestro. Bonus esaurito anche da Monzumano. Ci saranno comunque due liberi per Pesaresi perché ovviamente era in azione di tiro. Monzumano che ha 20 punti in classifica, nel giro di ritorno ha vinto la prima partita con Piacenza in casa, poi tre sconfitte, mentre Sant'Arcangelo ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate.
è in classifica a 24 punti, 4 punti più di Buzzumano, e all'andata ha vinto di 4 punti. Realizza il secondo ma non il primo Pesaresi, è il primo punto della sua partita, 18-9 per la squadra che attacca, ovvero la gioielleria Fabiani Buzzumano con Tommei. Maggiotto, Tempestini per Tommei, Tempestini sgobba lontano da canestro, va in penetrazione, mano sinistra, va a realizzare Giorgio Sgobba. A mio avviso ci sarebbe stato anche un falletto che gli arbitri comunque non hanno rilevato. Pesaresi prova a battere contro lo Sgobba, poi torna sui suoi passi, Bianchi per Saponi, per Moretti, fazione dei passi, ottima difesa per Buzzumano, ottima azione difensiva, azione collettiva che ha costretto all'errore la squadra ospite. Tre minuti alla fine, Buzzumano che impatta il massimo vantaggio che aveva in precedenza, quindi 20-9 per la squadra di Andrea Nicolai. Sgobba lavora ancora contro la zona di Sant'Arcangelo. Vannini riceve da Maggiotto, non sa cosa fare, scambia ancora con Maggiotto che scarica per Tommei. Tommei trova la linea di fondo, va a tirare ma si autostoppa del ferro, azione in contropiede per Sant'Arcangelo, fallo in difesa di Maggiotto, il fallo che secondo me c'era tutta la vita. Maggiotto scuote la testa ma sa anche lui di averlo commesso, e il primo fallo per Andrea Maggiotto. Ecco un altro cambio per Andrea Nicolai, entra Marco Petrucci ed esce Andrea Tommei. C'è bisogno del miglior Petrucci per questa Fabiani, altrimenti la coperta sotto canestro è troppo corta, considerando che Scaroni è a rientro dopo tre partite. Realizza il primo libero Gualtieri. Sbaglia il secondo. In attacco la Fabiani con Petrucci per Maggiotto. Bella palla sotto da Maggiotto a Petrucci. Entra bene in partita Marco Petrucci, segnando due punti che portano Buzzumano sul 22-10. Quando mancano due minuti e qualcosa alla fine del primo quarto, Gualtieri da tre punti realizza senza paura, appena ricevuto il pallone scaglia la tripla Giulian Gualtieri. Maggiotto che pesta la riga laterale, quindi perde la palla Buzzumano. Un minuto e 54, 22-13, la tripla di Gualtieri ha tolto dal tabellone il massimo vantaggio di Buzzumano, 22-10. Passa a zona anche la Fabiani. Gualtieri per Saponi, ancora Gualtieri da tre punti, prende lo spigolo al tabellone, rimbalzo per Buzzumano, c'è un tocco finale del giocatore di Sant'Arcangelo, rimessa per la squadra di Andrea Nicolai. Scambiano Tempestini e Maggiotto, è tornata difesa individuale il Dulca. Bella palla di Maggiotto per Vannini che sbaglia la prima volta, poi si va a prendere un fallo nella seconda. Fallo viene fischiato al numero 4. Scusate, numero 5 Bianchi. Primo fallo, due liberi per Vannini che ha la possibilità anche lui di segnare il primo punto della sua partita, e così fa. Tutti i giocatori schierati finora da Andrea Nicolai sono andati al referto, e fra un po' entrerà in campo anche Germa Scarone.
lo fa in questo momento perché Vannini ha sbagliato, ha realizzato il secondo libero, esce Sgobba, entra Scarone, quindi va con i quattro piccoli Andrea Nicolai. Vannini unico lungo che si occuperà di Saponi, ma la Fabiani a zona. Gualtieri cerca di liberarsi di Petrucci, scarica per Pesaresi, ora Bianchi, poi Moretti. Gualtieri chiude il palleggio, scarica un brutto pallone, scusate, era Pesaresi, lo perde, capisce tutto Maggiotto, scarica per Scalone, scarica fuori per Tempistini che dà una gran palla a Fabio Vannini. Quarto punto, 26-13, doppiata Sant'Arcangelo, 42 secondi alla fine. Bianchi, Gualtieri, Saponi contro Vannini, si gira, tira, sbaglia e il fallo è di Vannini, due liberi per Saponi che si muove molto bene spalle a canestro, riesce sempre a trovare un buon movimento. Segna il primo Saponi, per lui sono tre punti. Realizza anche il secondo, lo stile di tiro è irrivedibile, ma quel che conta è che ha scritto 2 su 2, che si va a unire al ai 2 su 2 segnati in precedenza. 4 punti per lui, Scarone per Tempestini. Tempestini si butta dentro, potrebbe scaricare, lo fa per Vannini che sbaglia da sotto, si va a riprendere il rimbalzo e poi va a correggere al volo. 6° punto, 9 secondi, Sant'Arcangelo deve stringere i tempi se vuole provare a fare un tiro. Pesaresi si addormenta, se ne accorge ma è troppo tardi, sbaglia il canestro che non sarebbe stato convalidato. Il primo quarto finisce con una grande prestazione balistica di Muzzumano che chiude vantaggio 28-15. Monzumano che tira con 11 su 22 dal campo, 2 su 6 da 3 punti, 14 rimbalzi contro 6 rimbalzi per il Sant'Arcangelo che tira dal campo 4 su 12, Monzumano ha tirato 10 volte di più, ha preso 8 rimbalzi in attacco di cui 5 Cerelli, 36-14 la valutazione. E ovviamente le cifre spiegano questo vantaggio di 13 punti della squadra di Andrea Nicolai, che è rientrata in campo con lo stesso quintetto, anzi no, perché c'è Tommei al posto di Tempestini, poi Maggiotto, Scarone, Vannini e Petrucci, quindi 4 piccoli ancora per Andrea Nicolai. Sant'Arcangelo in campo con Gualtieri, Fusco, Moretti, Bianchi e Saponi.
Ancora il tiro Gualtieri, che mi sembra avere una buona mano, 7 per lui, e apre il secondo quarto Sant'Arcangelo con questa tripla che riporta gli ospiti a meno 10. Petrucci scambia con Scarone, Scarone ancora con Petrucci, che se vede un buon tiro da sotto lo sbaglia, ma lotta come un leone Vannini, costringe a toccare per ultimo Saponi, rimessa per Monsummano. E Tommei che si incarica di rimettere la palla in gioco, ancora Scarone per Tommei, libero da 3 punti dall'angolo, tira, sbaglia, il rimbalzo è di Fusco, Moretti già dall'altra parte, Bianchi, arriva Gualtieri pronto a ricevere, Gualtieri non tira, tira invece Bianchi che sbaglia, il rimbalzo controllato da 2 giocatori di Sant'Arcangelo che si disturbano, ne esce poi vincitore Vannini, gran palla di Scarone per Petrucci che scarica a Tommei, scarica un po' meno bene per Scarone, poi Petrucci, poi Maggiotto, Tommei ci riprova e stavolta la tripla di Tommei è a segno, da una buona circolazione di palla nasce sempre un buon tiro e questa tripla di Tommei lo conferma, nuovamente più 13 per la Fabiani, Moretti, serve Bianchi, Gualtieri va dentro, poi c'è un fallo chiamato alla difesa di Monsummano, nella fattispecie Vannini, è il secondo, 6 di Vannini, esce Maggiotto, rientra Sgobba, quindi scusate, il fallo è di Petrucci, primo per lui, primo fallo di Petrucci, quindi rimette in campo 2 lunghi Andrea Nicolai, ovvero Sgobba e Vannini che si vanno ad aggiungere a Scarone, Tommei e Petrucci, palla persa intanto per l'attacco di Sant'Arcangelo. Entra in campo Luca Bedetti per Sant'Arcangelo, esce Bianchi, Scarone per Vannini, serve sotto per Sgobba che poi combina un mezzo macello anche in virtù di un disturbo di un giocatore avversario, palla persa comunque per Giorgione, 31-18, sempre massimo vantaggio per Monsummano. Saponi dentro per Fusco, stoppato da Vannini, l'ultimo a toccare, la palla viene recuperata però dall'attacco ospite. Bedetti per Moretti, sbaglia da 3 punti Moretti, rimbalzo per Sgobba che poi fa anche il playmaker, Petrucci, Scarone, Petrucci, Tommei, scambia con Vannini, ancora Tommei, va dentro, fuori per Scarone che si alza da 3 punti, Germa Scarone sbaglia, rimbalzo catturato da Vannini che poi tira, sbaglia, riprende il rimbalzo, semigancio, sbaglia, 3 errori consecutivi per Fabione Vannini, alla fine rimbalzo di Moretti, peccato, ha sprecato 2-3 buone occasioni per allungare Monsummano, ma Vannini è tornato all'antico vizio di non riuscire a segnare da sotto, poi recupera, si fa perdonare recuperando un bel pallone difesa, mentre sprecato da Tommei con questa infrazione di passi. Time out chiamato da Sant'Arcangelo, da coach Tassinari, dopo quasi 3 minuti giocati nel secondo quarto, il punteggio di 31-18 a favore di Monsummano, che dopo questa partita avrà un altro turno casalingo, anche questo sfalsato, ovvero venerdì prossimo 12 febbraio alle 21.15 e non alle 20.30. L'avversario è il Don Bosco Livorno, un derby per mettere i puntini sulle i, sulla lotta per evitare i play-out, ma già bisogna attendere come finirà questa partita importante da questo punto di vista.
Riprende il gioco, ancora zona per la Fabiani. Nessun cambio per le due formazioni. Gualtieri ancora da tre punti. Gualtieri va marcato perché sembra l'unico stasera in grado di combinare qualcosa di buono per gli Angels. Riporta Santarcangelo a meno 10, la tripla di Gualtieri, 10 punti per lui, 3 su 4 della lunga. Petrucci prova anche lui col tiro da 3 punti, lo sbaglia, il rimbalzo è catturato da Moretti. Luca Bedetti che si esibisce nel suo pezzo migliore di repertorio, ovvero la penetrazione, però sbaglia nella circostanza, il rimbalzo di Tommei che va dentro. Si porta a spasso tutta la difesa e va a realizzare un bel canestro in penetrazione. Impatta Gualtieri a quota 10 e avrà l'occasione con il libro supplementare di diventare temporaneamente miglior realizzatore della partita. Escono Vannini e Petrucci, rientrano Maggiotto e Tempestini per Andrea Nicolai. Realizza Tommei, concretizza il gioco da tre punti e sale a quota 11, 34-21, ancora 13 punti di vantaggio per Monzummano. Gualtieri, Moretti, la palla circola per le linee esterne, dentro ora per Saponi, da Bedetti. Saponi si muove, poi un tiro un po' sgraziato per dire la verità, chiede anche un fallo Saponi che però non c'è, l'errore. Tempestini tutto solo da tre punti, sbaglia, rimbalzo è di Gualtieri, fallo a metà campo di Scarone, fallo intelligente perché ferma in transizione la transizione avversaria. Rientra Pesaresi, esce Moretti per la squadra ospite. 5:48 alla fine del secondo quarto. Palla recuperata da Sgobba, ma cattivo il passaggio di Pesaresi a Saponi. Bella palla, gioco a due fra Tempestini e Sgobba, 8 per lui. L'assist di Tempestini, ma brutta palla persa dall'attacco degli Angels. Tumano arriva a più 15, 36-21. Ancora Gualtieri da tre punti. Ragazzi, ma questo va marcato. Marcato. Non so se hanno ben chiara i giocatori bianco-blu cosa vuol dire marcare. Gualtieri è l'unico che fa canestro, 13 punti su 24 portano la sua firma. Tempestini, Scarone si ferma, bella palla per Sgobba che batte uno contro uno un avversario che è più basso di lui, però Giorgio si ferma sul più bello e va a sbagliare un facile e comodo appoggio da sotto. In attacco gli Angels. Bedetti va a tirare da sotto, sbaglia, rimbalzo è catturato dallo stesso Bedetti, arriva il fallo di Sgobba che dice di aver preso la palla, secondo l'arbitro no. Esce Scalone, rientra Petrucci. Bedetti, due tiri liberi. Bedetti sbaglia, rimbalzo catturato da Maggiotto che ha subito fallo da Saponi. Rimessa per Monzummano. Vedete, ha realizzato in precedenza il primo libero della sua partita. 36-25, mini break aperto di 4-0.
Modo di dire, ovvero spezza il break di 6-0 della squadra ospite. Ora bel raddoppio di Petrucci su Bedetti, pescato però il fallo dall'arbitro di Petrucci. Non so male, esaurito il bonus, quindi Bedetti lunetta con due liberi. È il secondo fallo di Petrucci. Realizza il primo Bedetti per lui, sbaglia il secondo come precedenza, 2 su 4. Sgobba, Petrucci riceve, va a tiro rovesciato, bel canestro di Petrucci, 4 per lui, bel sottomano rovesciato per l'ex Altopascio. 40-28, 3 minuti e 15 per andare all'intervallo. Saponi si libera di Tempestini in qualche modo, sbaglia però il rimbalzo è controllato da Fusco, che però perde la palla, la riconquista Tommei che va a realizzare e subisce anche fallo Andrea Tommei. Fallo è di se non vado errato Fusco. Entra è uscito Fusco ed è entrato il giovanissimo Tugnacci per Sant'Arcangelo. Libero aggiuntivo per Andrea Tommei, che però lo sbaglia, era arrivato a quota 13, il miglior realizzatore della partita insieme a Gualtieri. Fallo adesso di Tempestini su Bedetti, che avrà due liberi completamente gratuiti. Infatti Andrea Nicolai sottolinea questa cosa ai suoi ragazzi, due liberi regalati per Sant'Arcangelo, che ha 14 punti da recuperare. Bedetti realizza il primo libero. Stavolta Bedetti, 4 per lui. Entra Del Frate per Andrea Nicolai, il giovanissimo Andrea Del Frate, classe 2000, nativo di Monte Carlo, e la famiglia ci tiene a sottolinearlo. Sgobba proverebbe ad andare uno contro uno, ne ha una mezza idea, poi la cambia. Maggiotto sempre a zona Sant'Arcangelo, Tommei per Escarone che finta tiro a tre punti, poi secondo l'arbitro commette passi che mi trova un po' in disaccordo. Fischiare passi a Scarone è come dire a Vettel che non sa guidare una macchina. Comunque, rimessa e nuovo attacco degli ospiti. Gualtieri va chiuso, va a realizzare da sotto anche Gualtieri, che mostra un bagaglio tecnico non indifferente, perché oltre a tiro da tre punti anche la percentuale, siamo a 15 per lui. Maggiotto, sgobba servito in taglio, va a tirare da sotto, non lo può marcare nessuno, però sarebbe anche l'ora che gli fischiassero anche qualche fallo a favore di Giorgio. 44-32, 12 punti di sgobba. Zingarata dei pesaresi, servito Tognacci, ancora Tognacci che si chiude nei guai, infatti perde palla. Tommei e Scarone passavano da quelle parti, Tommei già dall'altra parte, Tommei che forza un po',
poi scarica Scalone, che finto passaggio di qua, poi l'effetto di là, poi serve Tomè che sbaglia, rimbalzo ad altezze siderali di Maggiotto che va dentro, poi va a realizzare e a completare la sua magnifica azione offensiva con il suo quarto punto, ma vi assicuro che è saltato tantissimo Andrea Maggiotto. 46-32, 1 minuto e 20 alla fine. Pesaresi sta per combinare un pasticcio, si salva in extremis Bedetti che sbaglia, rimbalzo di Scarone, fallo su Scarone. Oh ragazzi, ma scherziamo, cioè non so se Saponi avrà coraggio di ecco infatti ha il coraggio di protestare anche su questo fallo. È il secondo di Saponi. Cambio per Sant'Arcangelo, entrano Bianchi e Moretti, escono Gualtieri e Pesaresi. Riposo per Gualtieri che è sicuramente il migliore in campo per la squadra ospite. 15 punti su 32 portano la sua firma. Tommei lavora uno contro uno, poi serve Maggiotto che ha una mezza idea di tirare, non la concretizza. Scarone, serve Del Frate, da tre punti sbaglia Del Frate, rimbalzo di Bedetti che si lancia in contropiede a tutta velocità, poi fallo di Del Frate su Tognacci ed è una grande azione quella di Del Frate perché non rischia, cioè ha rischiato in realtà di farsi fischiare antisportivo, comunque il fallo che evita il canestro, quindi Tognacci alla ripresa del gioco dopo il time out avrà due tiri liberi a 46 secondi dalla fine con Mozzumano che ha chiamato questo minuto in vantaggio di 14 punti. Tornate qui al Palaterme per gli ultimi 46 secondi di questa partita, di questo secondo quarto di questa partita, che sin dall'inizio è sempre stata in mano a Mozzumano. 7-0 iniziale, poi 20-9, 26-13, massimo vantaggio 36-21. Tognacci realizza il primo libero. Realizza anche il secondo, due per Tognacci. 46-34. Secondo quarto che per ora è in parità o quasi. Del Frate. Del Frate deve dare la palla a Tommei. Tommei deve forzare, mancano 6 secondi per tirare, deve inventarsi qualcosa Tommei. Tommei va a dare a Maggiotto con lo scadere dei 24, sbaglia, rimbalzo nelle mani di Scalone. Il fallo viene fischiato a Bedetti. Due liberi per Germa Scalone, fallo di Bedetti, due liberi per Scalone che passava di lì e si è fatto fischiare un fallo, onestamente non l'ho visto. 18 secondi alla fine, occasione per rompere il ghiaccio anche per Germa Scalone. Realizza, così facendo tutti i giocatori tranne Del Frate che ha schierato Andrea Nicolai sono andati a segno. Realizza anche il secondo, due per Germa Scalone,
ultimo possesso, ultima azione del secondo quarto per la squadra ospite, se ne incarica Luca Vedetti. Ora c'è un fallo di Vannini su Saponi, che dopo aver protestato tanto si guadagna un fallo gratuito, il secondo fallo di Vannini. Questa decisione permette a Muzzumano di avere l'ultimo possesso del secondo quarto. Saponi sbaglia il primo libero. Sbaglia anche il secondo. Rimbalzo per Vannini, 9 secondi, Tommei deve superare la metà campo, lo fa, 5 secondi, Tommei va dentro, penetrazione, sbaglia, poi Vannini prende il rimbalzo, tira e il pallone però balla sul ferro e non esce, non so se sarebbe stato convalidato. Comunque Mossumano chiude secondo quarto in vantaggio di 14 punti, 48-34, 20-19 il parziale del secondo quarto. Ci risentiremo fra 15 minuti circa. Si sente Andrea? Vado? Nuovamente collegati con il Palatem di Montecatini. Muzzumano che è in vantaggio 48-34. Una partita che è iniziata molto bene per i ragazzi Andrea Nicolai, che hanno aggredito il match subito con grande determinazione, grande voglia di togliersi di dosso queste tre sconfitte a cui sono arrivati a questa partita. Il primo tempo, primo quarto è stato molto positivo, poi Sant'Arcangelo ha un po' preso le misure e grazie a buoni canestri di Gualtieri e ai miglioramenti in difesa la squadra di Tassinari è riuscita a non sbracare e a restare sui 13-14 punti di svantaggio, quindi ancora nettamente in partita. Quintetto base per Andrea Nicolai, ovvero Tomei, Maggiotto, Tempestini, Giarelli e Sgobba. Quintetto base anche per Sant'Arcangelo. Sgobba uno contro uno su Fusco, si muove bene, si libera di Fusco con il movimento sul perno e va a realizzare il suo punto numero 14, poi fallo alla difesa di Muzzumano su Moretti, due liberi per Moretti, fallo di Tempestini, terzo fallo di Tempestini. Esce il capitano, entra Marco Petrucci, quindi Tommei sarà il playmaker di questo quintetto, visti i tre falli di Tempestini. Sant'Arcangelo, che pur essendo in trasferta ha tirato il doppio dei liberi di Muzzumano, ora siamo a quota 18. Moretti sbaglia, realizza il primo, sbaglia il secondo ma si ripete. Quattro per Moretti, 19 tiri liberi tirati da Sant'Arcangelo, 8 da Muzzumano, statistica che a quanto curiosa. Giarelli per Tommei, Maggiotto, ancora Sgobba uno contro uno su Fusco, fallo di Fusco su Maggiotto,
mi sembra di capire che Fusco abbia qualche difficoltà nell'abbarcare Sgobba. Terzo fallo di Fusco. Giorgione Sgobba e Leonetta con due liberi. ...27 punti per la coppia Sgobba-Tommei sui 50 totali della Fabiani. Sgobba sbaglia il primo libero. Realizza secondo, raggiunge quota 15, così come 15 sono i punti di Gualtieri, miglior realizzatore di Sant'Arcangelo. Vedetti scambia con Pesaresi. Pesaresi va dentro. Fusco. Fallo adesso fischiato a Giarelli su Saponi. Ora Giarelli, gli viene fischiato il terzo fallo. Rimessa in zona attacco per la Fabiani, entra Vannini, esce Giarelli. Giarelli e Tempestini con tre falli non sono delle belle notizie per Andrea Nicolai. Bedetti riceve la rimessa, va dentro, classica azione con giravolta che Mozzumano dovrebbe cercare di limitare. Vedete il giocatore che quando si accende potrebbe diventare molto pericoloso. Sono sempre 13 punti di vantaggio per la Fabiani. Sgobba riceve da Maggiotto, si muove contro Fusco. Vannini si prende il tiro dalla lunetta, lo sbaglia, rimbalzo catturato da Petrucci che però non concretizza il possesso. Vedetti già dall'altra parte. Fusco, ancora Vedetti, Pesaresi solo da 3 punti, realizza. Squadra che non muore mai, questa Sant'Arcangelo. 6 per Pesaresi, ora sono a meno 10 gli ospiti. Maggiotto va dentro per Sgobba, pallone carambola verso Tommei, 5 secondi per andare al tiro, fallo su Tommei non fischiato. Rimbalzo per Sant'Arcangelo, Moretti, Pesaresi avrebbe voglia di tirare, serve Saponi. Saponi fuori per Moretti da 3 punti, sbaglia, rimbalzo è di Bedetti sulla testa di Maggiotto, nuova azione offensiva per Sant'Arcangelo, fallo di Tommei su Pesaresi, secondo di Tommei. Pesaresi, scusate, Vedetti per Pesaresi, Pesaresi step back da 3 punti, lo sbaglia. Petrucci riceve da Tommei, Mozzumano deve tornare a segnare. Tommei, Maggiotto, Petrucci, Petrucci 7 secondi, Petrucci spende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo di Sgobba, fallo di Moretti su Sgobba, rimbalzo. Secondo fallo di Moretti, rimessa per Mozzumano, si incarica Tommei. Sgobba non riceve, riceve Maggiotto, poi Tommei da 3 punti dall'angolo, sbaglia, rimbalzo di Bedetti, poi Vannini riesce a sporcargli il pallone, recupero comunque sempre nelle mani di Sant'Arcangelo. Mozzumano non segna da tanto tempo, falla in attacco adesso di Saponi su Tommei. Terzo fallo di Saponi.
continuano le proteste di Saponi, intanto Mutsumano attacca, Maggiotto si prende il tiro da tre punti, sbaglia, rimbalzo catturato da Petrucci perché la palla era stata toccata da Vannini che l'ha tenuta viva. Due liberi per Marco Petrucci e gli ospiti esauriscono il bonus. Terzo fallo di Moretti, Marco Petrucci in netta con due liberi all'occasione di rompere un digiuno offensivo che dura da 4 minuti e a 6.39 dalla fine Petrucci muove il tabellino suo e della Fabiani, 2 su 2, molto importante. Per Marco Petrucci, 53-41, Pesaresi, Bedetti da tre punti, sbaglia, sfortunato nella circostanza, rimbalzo di Sgobba, Sgobba a tutta velocità, si prende il centro dell'area, non lo marca nessuno e va a realizzare il canestro e subisce anche il fallo Giorgio Sgobba, quota 17, fallo è di credo Fusco, è il terzo, quarto fallo di Fusco. Esce Moretti ed esce anche Fusco, rientrano Bianchi e sbaglia intanto il libero e il numero 10 Gualtieri, sbaglia il libero aggiuntivo Sgobba, tornano 14 punti di vantaggio Mozzumano. Bedetti ogni volta che va dentro riesce a combinare qualcosa di buono. Bonus esaurito anche per Mozzumano. Secondo fallo di Maggiotto. Bedetti realizza il primo libero. Realizza anche il secondo. 8 punti prevalentemente dalla lunetta per Bedetti, Maggiotto per Vannini che si muove bene, si prende il centro dell'area e va a realizzare in semigancio il suo ottavo punto. Pesaresi per Bianchi, Bianchi per Saponi, riesce a ricevere il pallone fuori per Gualtieri e chi se no, però sbaglia Gualtieri, attenzione, aveva sbagliato anche il primo tiro nel primo quarto, poi ne ha messi 4 di fila. Tommei, arresto il tiro da 2, realizza Andrea Tommei, quota 15 Tommei. Ora c'è un tecnico o no? Fallo tecnico alla panchina di Sant'Arcangelo. Quindi tecnico alla panchina di Sant'Arcangelo, vediamo che c'è un chiarimento fra gli arbitri e Tassinari. Tecnico alla panchina, poi vediamo che si alza l'accompagnatore che lascia il campo, evidentemente è stato espulso lui. Ok, un tecnico non proprio saggio per gli ospiti perché avevano la palla in mano e invece Tommei si trova in lunetta con il libero previsto dal regolamento e lo mette dentro. Mozzumano massimo vantaggio 60-43 e ora anche la palla in mano. Possibilità di allungare ancora per la Fabiani, siamo al quinto minuto del terzo quarto. Tommei ci mette il coperchio con questa tripla, 4 punti in un'azione per Andrea Tommei,
19 per lui, bella palla di Pesaresi per Bedetti, canestro veloce per Sant'Arcangelo. Comunque Muzzumano aveva raggiunto il più 20, 63-43. Maggiotto tocca la riga di fondo. Ottimamente sfruttata da Muzzumano l'azione del tecnico, la panchina di Sant'Arcangelo. 4 punti, il massimo possibile. Gualtieri per Saponi. Fra un po' Gualtieri fa canestro nel tentativo di dare la palla a Saponi. Palla persa. Rimessa per Muzzumano. Maggiotto va dentro, prova la penetrazione, sbaglia però, è sfortunato. Rimbalzo per gli Angels, bianchi per Saponi, Pesaresi per bianchi, palla prevedibile per Saponi, recuperata da Tommei, grande palla di Petrucci per Sgobba, che va comodamente a realizzare il suo punto numero 19, così come sono 19 punti di Tommei, 38 punti su 65 della coppia Sgobba Tommei. Saponi semigancio, marca Maggiotto, quindi Saponi se ne approfitta e va a realizzare. Partita senza un attimo di tregua, Sant'Arcangelo cerca di trovare il tiro veloce, un canestro facile. Sgobba tutto solo da lunetta, sbaglia un comodo rigore, il rimbalzo è controllato da Sgobba ma va assegnato di diritto a Fabio Vannini, che ha tenuto la palla viva. Poi Sgobba passava di lì, ha preso il pallone e l'ha depositato nella retina per segnare il punto numero 21. Saponi per Bianchi da 3 punti. Sant'Arcangelo ora trova il canestro con una buona continuità, ma i punti di vantaggio di Muzzumano sono sempre 17. Maggiotto per Petrucci, Tommei supera la prima linea, scarica per Maggiotto, sbaglia, rimbalzo di Bedetti per Bianchi, contropiede che si sviluppa molto velocemente, giocatore di Sant'Arcangelo appena c'è il rimbalzo scappa dall'altra parte. Maggiotto, Tommei dall'angolo, Andrea Tommei sbaglia, rimbalzo di Sgobba, l'ultimo a toccare è Bianchi, rimessa per Muzzumano, 2:43 alla fine del terzo quarto, sono 15 punti di vantaggio per la squadra di casa. Escono Tommei e Vannini, rientrano Giarelli e Tempestini, rientra anche Scalone ed esce Maggiotto, triplo cambio per Andrea Nicolai che rivoluziona il quintetto. Entra anche Tognacci per Sant'Arcangelo, esce Saponi, quindi quintetto di Muzzumano che è Scarone, Tempestini, Petrucci, Sgobba e Giarelli. Petrucci per Tempestini, Giarelli, Petrucci va dentro, bella palla per Giarelli che va a realizzare, probabilmente subisce anche il fallo, ma Giarelli raggiunge, segna il suo quarto punto, è stato a lungo in panchina. Bedetti, Bianchi, ancora Bedetti va dentro, Pesaresi da 3 punti, realizza. Nove punti di Pesaresi, si segna tantissimo in questo terzo quarto. Giarelli per Scalone prova anche lui, tiro da 3 punti, German Scalone, bentornato Scalone, sentivamo la tua mancanza. 72-55, fallo di Petrucci, no, passi di Bedetti. Infrazione di passi per Bedetti. Punti di vantaggio per Muzzumano, attacca ancora la zona
di Sant'Arcangelo, palla dentro fuori, Giarelli scavia per Sgobba, Sgobba è lì e non si muove di lì, sono 23 i punti di Sgobba. Pesaresi perde per un attimo il pallone, lo riconquista, Pesaresi va dentro, vuol tirare lui, poi si va a prendere un fallo da Giarelli, è il quarto. Quarto fallo di Giarelli che non ne vuol sapere di entrare in questa partita e ovviamente Andrea Nicolai lo toglie subito, che non vuol rischiare di perderlo subito dopo un quarto. Questo andirivieni dalla panchina non fa sicuramente bene a Giarellone perché non gli permette di entrare in partita. Sbaglia il primo libero Pesaresi. Realizza il secondo. 10 punti per lui. Entra Fusco, esce Bedetti per Sant'Arcangelo, 1:17 alla fine del terzo quarto. Un sommario in vantaggio di 18 punti, 74-56. Tempestini ci prova da 3 punti, sbaglia, rimbalzo è catturato da Petrucci, importante questo rimbalzo di Petrucci. Monsumano altri 14 secondi per andare al tiro, Sgobba, pallone recuperato da Gualtieri, Sgobba, Gualtieri per Pesaresi, Pesaresi appoggia a tabellone, va a realizzare. 40 secondi alla fine, sono 16 adesso punti di vantaggio di Monsumano. Sgobba per Scarone, Tempestini, Maggiotto, Sgobba, Tempestini, Scarone, Maggiotto va al tiro, Maggiotto sbaglia, tapin di Giorgio Sgobba, 25 punti di Giorgio Sgobba. Ultimo attacco del terzo quarto per la squadra ospite. Pesaresi da 3 punti da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo non è controllato da nessuno, ma il tempo finisce. Monsumano entra nell'ultimo quarto in vantaggio di 18 punti, 76-58, segnando ben 28 punti nel terzo quarto contro i 24 subiti da in difesa, quindi 24 segnati da Sant'Arcangelo. Ovviamente si è chiuso quasi in parità, ma le difese in questo terzo quarto sono andate un po' a farsi benedire. Monsumano 5 su 23 da 3 punti, 8 su 20 per Sant'Arcangelo, che però prende 15 rimbalzi in meno della Fabiani, 39-24. La Fabiani perde 7 palloni, Sant'Arcangelo 14 assist per Monsumano, 16 per Sant'Arcangelo, 7 di Pesaresi, 4 di Bedetti. Sgobba 25 punti, 12 su 17 dal campo, 9 rimbalzi, 29 di valutazione, monumentale Giorgio Sgobba. Bene anche Tommei con 19 punti, 6 su 16 dal campo, 37%, non una grande media.
riprende il gioco, siamo nell'ultimo quarto. Inflazione di passi, ora chiamata alla difesa di all'attacco di Sant'Arcangelo. Sgobba, palla persa, poi recuperata ma poi persa da Tognacci. Sbaglia il tiro da tre punti Scarone, contropiede per Sant'Arcangelo, che però sbaglia Scarone, che era rimasto dalla parte di là col pallone in mano. Tempestini per Scarone, che ci riprova dall'angolo dalla stessa posizione, e stavolta Scarone mette dentro il suo. Sesto punto. Attacco degli ospiti, Gualtieri, c'è un fallo chiamato alla difesa di Muzzumano. Quarto fallo di Petrucci nella circostanza. 8 i punti di Scarone in precedenza, dopo la tripla è uscito Pesaresi per la squadra ospite, che ha 21 punti da recuperare. Massimo vantaggio per Muzzumano con la tripla di Scarone. Moretti va dentro, virata, poi Gualtieri, che dopo 15 punti del primo tempo non ha più segnato, e ora muore anche con la palla in mano. Tempestini, fallo di Bianchi su Tempestini. 8 e 23 alla fine. Sgobba prova a servire Scarone, la palla non arriva. Palla recuperata da Fusco. Gualtieri va a tirare, sbaglia. Rimbalza il fallo di Maggiotto. Due liberi in arrivo per Gualtieri. Rientra Saponi, esce Tognacci per la squadra ospite. Realizza il primo Gualtieri. Sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo di Fusco, però altra azione offensiva per la squadra ospite. Gualtieri c'era preso gusto, ora sbaglia Scarone per Petrucci. Maggiotto deve controllare adesso Muzzumano, non deve fare altro. All'andata ha vinto di 4 punti, quindi siamo nettamente dentro il range dello scontro diretto. Scarone sbaglia il tiro, rimbalzo di Saponi, deve controllare la Fabiani, che sta veramente molto vicina a ritrovare la vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Tanto Moretti va a realizzare, dopo aver sbagliato il tiro riprende il suo rimbalzo e segna. Una vittoria che porterebbe Muzzumano a quota 22, gli farebbe fare un passo in avanti nella zona playoff, ma soprattutto gli permetterebbe di guadagnare terreno verso le squadre
in lotta per i play-out, che è il primo obiettivo della società. Intanto grande rimbalzo offensivo di Jair Mascalone, che poi esce, tira da tre, sbaglia, rimbalzo di Moretti, di Bianchi scusate, che poi perde la palla perché Scarone con una magia gliel'ha toccata. Maggiotto va a tirare sulle mani di Saponi, proteso verso il fallo, quindi fallo di Saponi, dovrebbe essere il quarto. Maggiotto due liberi in arrivo, esce Scarone, entra Tommei, buon rientro per Scarone, e non è un caso probabilmente che con il ritorno di Scarone Muzzumano è molto molto vicina a tornare alla vittoria, mentre senza di lui ha perso tre partite di fila, e non è neanche un caso che la serie positiva di Muzzumano di 10 vittorie è iniziata proprio 9 vittorie è iniziata proprio quando Scarone è tornato in campo, senza ovviamente nulla togliere ai compagni di squadra, è un dato puramente statistico o una coincidenza. Maggiotto intanto realizza entrambi liberi, il tiro da tre di Bianchi non va, mancano sempre 6 minuti e 40 per chiudere questa partita, che vi ricordo è l'anticipo della quinta giornata di ritorno. Bianchi va a realizzare, time out per Andrea Nicolai, che non vuole, che vuole evitare che la squadra abbia cali di tensione. Questa è l'anticipo della quinta giornata, che si giocherà poi domenica con queste partite: Rimini Cento, Faenza Cecina, Forlì Bottegone, Trecate San Miniato, Custorino Piacenza, Borcosese Oleggio e Livorno Piombino. Mentre ripeto, domenica prossima, venerdì prossimo, Muzzumano sarà ancora in casa contro Livorno, anticipo della sesta giornata, e dopo 5 giorni tornerà in campo per il turno frasettimanale. Allora lì sì che giocheranno tutte le squadre. Settima giornata, mercoledì 17 febbraio, i bianco-blu saranno di scena a Faenza. Riprende il gioco dopo il time out chiamato da Andrea Nicolai. Nessun cambio per la squadra bianco-blu. Ancora zona per Sant'Arcangelo. L'ha messa all'inizio del secondo quarto e non l'ha più mollata. Il capitano mette dentro il suo settimo punto. Muzzumano sempre 20 punti di vantaggio. 6 minuti alla fine. C'è ancora tempo prima di gridare vittoria. Palla persa adesso dall'attacco di Sant'Arcangelo, e Maggiotto a tutta velocità con i controrazzi va a realizzare il suo punto numero 10, se non vado errato, 8-10. Fallo in attacco di Gualtieri, no, fallo alla difesa, fallo di Tempestini, è il quarto. Rimessa in zona d'attacco per Sant'Arcangelo, quarto fallo del capitano, come detto più 22 per Muzzumano, che deve solamente gestire. Gualtieri rischia di perdere la palla, poi la scarica fuori per Fusco, che poi la gira a Bianchi, che sbaglia da sotto, da fuori scusate, la palla carambola nelle mani di Saponi, che va a realizzare. Tommei per Maggiotto, Tempestini attacca con pazienza Muzzumano, non deve fare altro. Giarelli ora lavora uno con uno a 2 secondi dalla fine dell'azione, c'è un tocco
di un giocatore di Sant'Arcangelo, rimessa per Mozzumano che ha solo 2 secondi per cercare un tiro. Il tiro di Tommei arriva in tempo limite ma non va a segno. A tutta velocità Moretti, Giarelli lo insegue come un genitore che ha perso il bimbo nel parco e commette il suo quinto fallo di Giarelli, che chiude la sua partita con 4 punti o 6, non mi ricordo, comunque non tantissimi. Rientra Petrucci. Realizza anche il primo libero Moretti. Tommei va a piazzare la tripla del suo 22esimo punto. Partita che si avvia verso una conclusione che, da come era iniziata, sembra già scritta. Mozzumano ha aggredito la partita con grande veemenza, grande carattere, grande orgoglio, la voglia di togliersi di dosso questa mini crisi nata dopo le 3 sconfitte consecutive. Maggiotto liberissimo da 3 punti, sbaglia, ribasso in attacco di Sgobba, l'ultimo a toccare è lui però, quindi non concretizza il possesso. La rimessa per Sant'Arcangelo, siamo negli ultimi 5 minuti, 4 e 6 per l'esattezza. Credo che non ci sia più storia, 21 punti di vantaggio di Mozzumano sono un bottino più che rassicurante, nonostante Sant'Arcangelo non molli, continua a giocare con grande veemenza. Saponi ora si prende un tiro da 3 punti ma subisce fallo evitabile da Tommei. Andrea Nicolai abbastanza arrabbiato, per usare un eufemismo, non si riesce mai a stare tranquilli. Saponi sbaglia il primo libero. Realizza il secondo. Terzo segno. 2 su 3 per Saponi. Tommei gestisce questa nuova azione d'attacco per Mozzumano. Sale per il blocco Petrucci, Tempestini lo manda via. Quella palla carambola sulla gamba di Tempestini, palla persa. La partita si trascina stancamente verso la conclusione di una Fabiani che riesce, è riuscita a mettere subito il naso avanti. Ora c'è un time out chiamato da Andrea Nicolai a 3:30 dalla fine, con il punteggio molto in cassaforte, 88-69, ma probabilmente il coach di Mozzumano vorrà parlare di qualcosa di tattico. Riprende il gioco qui al Palatembe dopo il time out chiamato da Andrea Nicolai, che
ha voluto parlare con i suoi ragazzi. Dato fallo su Saponi, gli arbitri continuano a fischiare come vaporiere. C'è il bonus, quindi Saponi in lunetta con due liberi. Quarto fallo, mi sembra di aver capito, di Maggiotto. Saponi ne mette a segno tutti e due. Palla persa ora da Mozzumano. Bedetti va a realizzare. Punti adesso diventano 15 di vantaggio. Mozzumano ne aveva 21. Maggiotto troppo con la palla in mano, 5 secondi, Maggiotto da 3 punti, sbaglia, si è completamente fermata in attacco la Fabiani a 2.44 dalla fine. Non dico che metta a rischio la vittoria, ma qui si crea un'altra partita nella partita, ovvero quella per lo scarto finale. Bedetti va a realizzare, scusa. Ora 13 punti di vantaggio, il minimo svantaggio da almeno il terzo quarto a questa parte. Sgobba contro Saponi, si prende il tiro, lo sbaglia. 88-75. Moretti per Bedetti va dentro, classica azione di Bedetti che tira, sbaglia, ma c'è il fallo. Quinto fallo di Petrucci. Rientra già il mascarone. Liberi per arrivare a meno 11 per la squadra ospite. Mozzumano una volta in vantaggio di 20 punti si è seduta. Bedetti 2 su 2 liberi. 88-77. Deve superare la metà campo Mozzumano, lo fa in questo momento. Tra l'altro Sant'Arcangelo ha due falli da spendere prima di entrare in bonus. Ora palla persa da Tempestini, Bedetti la va a recuperare, sbaglia, fallo a rimbalzo di Scarone. Sant'Arcangelo, avevo detto in precedenza, squadra che non molla veramente mai. Bedetti realizza ancora i liberi, freddissimo dalla lunetta. 10 minuti, minuto e 37, c'è ancora da soffrire un po'. Sbaglia il libero, rimbalzo di Maggiotto. Tempestini supera la metà campo, ci vorrebbe un canestro per essere tranquilli e poi poter gestire la differenza canestri, ma prima di tutto servirebbe la vittoria. Ora tocca la riga di fondo Tommei, una cavolata dietro l'altra. Il Tamaud adesso lo chiama Tassinari perché ci crede. 1 minuto e 20, time out per la squadra ospite. C'è ancora da soffrire un po' qui alla Palaterme.
riprende il gioco qui dal Palaterme. Vediamo se Sant'Arcangelo continua nella sua remonta, che avrebbe veramente del prodigioso. Il parziale di questo quarto è di 20 a 12 per la squadra ospite. La Fabiani si è letteralmente seduta. Vedetti va dentro, tira, sbaglia. Rimbalzo di Maggiotto, Scarone, ci vorrebbe un canestro, un canestro anche da due, un canestro semplice per togliere le certezze a la squadra ospite, che ora sembra imbattibile. Tempestini, il capitano, ci pensa lui con questa tripla che manda i titoli di coda 91 a 78. Gualtieri per Bedetti, Bedetti per Pesaresi, Moretti, Saponi da tre punti, centrale, sbaglia, rimbalzo di Bedetti che va a realizzare, fatto bottino tutto nell'ultimo quarto. Bedetti, 25 secondi, partita si avvia alla conclusione dopo un qualche secondo di spavento. La tripla di Tempestini chiude questa partita in cassaforte, e anche la differenza canestri. Sgobba, subisce fallo da Saponi che esce dalla partita, quinto fallo. Sgobba e Lunetta con due liberi a 11 secondi dalla fine. Vittoria meritata per Muzzumano, che ribalta anche la differenza canestri a suo favore e compie un passo in avanti importante nella griglia playoff, ma soprattutto attende risultati dagli altri campi. Ultimo attacco di Sant'Arcangelo, che muore con la palla in mano. A niente va il recupero di Tommei. Finisce qui 92 a 80 il punteggio finale dal Palaterme. Muzzumano torna a casa e ritrova anche la vittoria nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B. Battuta Sant'Arcangelo 92 a 80, ribaltata anche la differenza canestri, ma quello che contava era tornare alla vittoria. Un ringraziamento a voi per l'ascolto, ad Andrea Fiorati in regia per la collaborazione, da Raffaello De Maio è tutto, l'appuntamento per venerdì prossimo, quando Muzzumano giocherà in casa, sempre qui a Palaterme, contro Livorno.